Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Dopo una notte, possiamo dirlo, abbastanza agitata per le notizie che arrivavano dal Gran Premio di San Paolo in Brasile, siamo qui con Antonio Ghini per il nostro appuntamento settimanale, vale a dire il Candido. Ciao Antonio, buongiorno. Cioè, buongiorno, buongiorno. Devo dire che anch'io che avrei potuto dormire la tentazione di essere aggiornato su quello che è successo mi ha spinto a controllare durante la notte cosa fosse stato deciso su questa vicenda, però io vorrei fare un passo indietro, cioè fare una considerazione. Più la Formula 1 ha dei regolamenti che tendono a livellare le automobili, maggiore è la tentazione di trovare dei piccoli escamotage, usiamo questo termine perché non voglio minimamente dare una sentenza prima che questa sia data, per riuscire ad eccellere. Cioè, ieri in prova a un certo punto c'erano 8 piloti in un decimo di secondo. È evidente che il minimo dei minimi di cose che ti permettono di guadagnare quel mezzo decimo che ti fa uscire dal decimo, vai avanti di 8 posizioni. Quindi è, direi, la Formula 1 di oggi, questa ossessione di controllare, di verificare e di pianificare ogni cosa, che tra l'altro è stata anche citata da Ross Brawn recentemente come un'ipotesi di andare avanti, annunciare le modifiche, eccetera, eccetera, fa sì che l'esasperazione della ricerca possa portare a delle interpretazioni che poi diventano anche estremamente difficili da essere giudicate, perché io voglio capire adesso, pensavo, mi viene in mente un incrocio tra il nastro adesivo della Red Bull usato in Messico, un nastro adesivo che deve essere così potente che se riescono a mettere un nastro adesivo e fanno un gran premio e non si sposta nulla, deve essere una potenza straordinaria. Mi viene in mente, non so se lo ricordate, anni fa c'era uno spot pubblicitario di una colla che doveva essere potentissima e uno saliva una scala e man mano incollava i gradini e metteva il piede sul gradino. Spot che poi non è più apparso perché probabilmente ci sono stati dei feriti, se non dei morti, per tentativi di incollare i gradini che avrebbero dovuto reggere il peso di una persona. Eppure anche in quel caso si lavorava sul DRS, sullo spoiler, cioè abbiamo portato l'obiettivo, come si fa con una macchina fotografica quando hai un tele, su quel dettaglio che il Gran Premio scorso ha riguardato Red Bull per ragioni strutturali, non so, eccetera. Adesso ha riguardato un particolare che, avendo Verstappen verificato e per questo è ugualmente indagato come fosse l'alettone di Hamilton, evidentemente un po' di attenzione su quella parte della monoposto è stata posta. Quindi siamo alle solite, sai Antonio, perché ad esempio Verstappen è rimasto coinvolto perché evidentemente il segnale di tenere d'occhio l'ala posteriore della Mercedes, è chiaro che è partito da casa Red Bull, si sono accorti di un qualcosa che a loro non quadrava e la prima cosa che hanno detto, rientrando al parco chiuso a Verstappen, è di andare a controllare. Peccato che la Formula 1 va in parco chiuso e nessuno può toccare niente, perché serve proprio evitare che esatto. Il contatto possa eventualmente creare un danno o spostare qualche cosa. Per cui c'è veramente un'anomalia, perché le macchine dei primi tre non vanno in parco chiuso e teoricamente possono essere toccate. Nel momento in cui qualcosa di anomalo viene fuori, può essere contestabile, perché di cosa stiamo parlando? Del flap mobile, quello che si apre con il DRS, che risulterebbe leggermente più alto rispetto alla misura massima degli 85 mm. È un guadagno prestazionale? Se lo hanno fatto, sicuramente sì. Cosa racconteranno?
sono stati lì praticamente quasi una notte per cercare di spiegare, e alla fine, caro Antonio, la grande complicazione è una misura, quindi o è 85, meno di 85 o più di 85, cioè non è che si scappa molto lontano da lì. Tant'è non ci sono Bauer, opinioni. Joe Bauer, il commissario tecnico della FIA, non ha perso molto tempo, ha fatto la misura e poi ha fatto un rapportino al Collegio dei Commissari Sportivi dicendo a noi non risulta conforme, tocca a voi decidere. E lì si è aperto il vaso di Pandora, è la macchina in lizza per il mondiale, il rivale ha toccato l'alettone, quindi chissà se l'ha picciato. C'è il film! Quindi siamo entrati di nuovo in una cosa che è una pista teatrale, non è una verifica tecnica. Quindi ci possiamo veramente aspettare di tutto. Ma lì hai colto una volta di più il nesso della questione, cioè ogni aspetto della macchina guardato con la lente può diventare discutibile nel momento in cui si va nella famosa interpretazione delle norme grigie del regolamento. Perché se ti ricorderai, c'erano state a Barcellona le accuse della Mercedes contro la Red Bull, che si diceva utilizzasse un alettone mobile che dava un grandissimo vantaggio, esatto, alla Red Bull. Quindi è evidente che quello è un tema tecnicamente molto sensibile e frutto di continua ricerca, alla faccia dei discorsi della fine delle evoluzioni. Perché poi il diavolo sta proprio nei particolari e si sta vedendo. Il diavolo veste Formula 1, non più Prada. Questo sarà il titolo della puntata. Adesso Ponzio Pilato li metterebbe tutte e due in fondo, che sarebbe un'anticipazione della griglia rovesciata. No, ci manca solo quello, Antonio. No, non diamogli la stura, già ci sorbiamo la garetta. Se poi dopo gli diamo anche l'opportunità della griglia rovesciata, è finito. No, per me, per correttezza del mondo della Formula 1, devono prendere una decisione molto chiara. Sì. Sì. Poi, se salta il mondiale perché la Mercedes ha fatto qualcosa di non legale, è un problema della Mercedes, non è un problema della Formula 1, che si deve portare la storia fino all'ultima gara cercando le scorciatoie. Almeno io la vedo così. Perché sennò tutto il lavoro fatto in costruzione di un qualcosa che sia appetibile per lo spettacolo crolla diventando wrestling. E tu hai detto una cosa sacrosanta, e cioè adesso la paura del sistema Formula 1 è che si perda l'interesse per il mondiale. E quindi la tentazione del perdono, se c'è questa differenza numerica, che apparentemente evidentemente c'è, se no non avrebbero portato la cosa ai commissari sportivi, diventa il fatto di dire, ecco, giusto, sacrosanto, è vero. Tra l'altro una Formula 1, vedremo adesso, tanto quando ci vedranno, probabilmente si avrà già il responso, ma è un bel... Io, per concludere, ricordo quando nel 2009 ci fu la famosa storia di Tony Van delle Ferrari, e anche lì vai a misurare, ma che misure trovi in un sistema? Cioè l'aerodinamica è malefica, perché una cosa qui può ripercuotersi su una là, eccetera, eccetera. Quindi è il sistema dell'aerodinamica. È per quello che temo questo rigore assoluto dei regolamenti. Tutto è previsto, tutto, e più è previsto tutto, più è facile che dettagli diventino significativi e, devo dire, purtroppo anche invitino a una visione dell'area grigia un po' troppo codificata, vale a dire dobbiamo lavorare lì perché tanto tutto il resto è uguale, e allora lavorano tutti, allora il regolamento diventa lavorate sull'area grigia. Lo fanno già, è vero, però non puoi neanche portarli a fare questo per definizione, perché tutto il resto è di cemento armato e non si può spostare. Vabbè, però comunque, la soluzione Ferrari dell'epoca fu geniale, perché il turning vanes, come l'hai definito tu,
era in una posizione irregolare. E mi ricordo benissimo come Claudio Berro, insieme a Ross Brown, inventarono il fatto che il labbro del turning vane altro non era che una proiezione a terra, e misurando la proiezione a terra era perfettamente regolare. Cioè, fu una costruzione straordinaria, perché i tecnici della FIA dissero: noi a questo punto non abbiamo più niente da poter obiettare, regolare. Nello spirito, ovviamente, era una soluzione nella zona altro che grigia. Esatto. È una di queste cose da azzeccagarbugli che mi aspetto oggi, no? Sì, sul fatto che sotto il carico dei 300 km all'ora un pezzo possa avere una flessione pari a una taratura, a una tolleranza. Vediamo, sono curioso. Vediamo. A proposito di Formula 1, ho visto il nuovo logo della Formula 1 Green. E non so cosa hai pensato tu. Io ho pensato che dopo 3 anni della Nouvelle Vague è un errore di nuovo cambiare volto. Io credo che ci sono cose che devono avere una stabilità, oltre che non snaturare il valore di ciò che rappresenta quel marchio. Non so come la vedi tu, Antonio. Io credo che questa deriva verde che tutti dobbiamo vivere ossessivamente in ogni quindicesimo di secondo della nostra esistenza sta diventando un delirio. Deve essere una cosa che porta a una forma di educazione del singolo a vivere meglio il mondo contemporaneo che stiamo vivendo, per contribuire con i singoli atteggiamenti a migliorare il mondo. Però non può diventare la fustigazione del nuovo secolo, per cui dobbiamo vivere male perché dobbiamo salvarci. Io, è quello che ho già sostenuto, in realtà è il doversi dare un tempo per salvare il mondo, certo, e farlo bene senza avere poi ripercussioni che lo stiamo scoprendo. Questa parolaccia che è la transizione ecologica rischia di creare dei danni sul lavoro, sulla produttività, tutto, sulla mobilità, perché adesso c'è chi comincia a dire che non è più necessario muoversi, che andare moto si può fare tutto, insomma, lì veramente rischiamo poi di andare, altro che Green Pass, a toccare la libertà, quindi dobbiamo andarci molto molto lentamente. Ma mi sono allargato rispetto a quella che è la domanda sul marchio, che invece è da te che voglio la considerazione. Ma io direi questo, proprio in funzione di questa ossessione per la transizione green. La Formula 1, è vero, l'intuizione dei motori attuali che hanno portato a un'efficienza straordinaria risale ad alcuni anni fa. Forse alcuni anni fa non se ne è colta l'opportunità di comunicazione, però nel momento in cui vuoi mettere in evidenza il potenziale di un matrimonio tra una soluzione tradizionale e una soluzione innovativa nel senso di un'evoluzione e di una transizione ecologica, devi considerare, a mio avviso, 3 fattori. In primo luogo i tempi, cioè quando lo devi dire. In secondo luogo il modo in cui lo dici, cioè lo devi dire in modo forte, non buttato lì come hanno fatto adesso. E il terzo, dare un messaggio grafico, di design, di immagine che sia veramente forte. Allora, fare uscire un logo, devo dire, per carità, corretto, ma non che emozione, perché hanno messo il verde come tutti avrebbero fatto, così alla chetichella, senza farne. Allora, finisce un mondiale straordinario, fai la premiazione, ma in questa circostanza o in una circostanza apposta, invitando esperti, portando documentazioni, dimostrando che ci sono alternative al full electric. Tra parentesi, mi viene da ridere, vedevo adesso uscita la nuova BMW full electric e tutte le macchine full electric hanno davanti il radiatore finto, perché il radiatore non c'è più, però continuano a fare le automobili come se avessero ancora il motore. Allora, chiuso questo, in modo che quando presenti questo affermi che c'è
da parte della Formula 1 e del sistema che lo regge, una visione che è una visione alternativa, positiva, che sta dando risultati, che può essere sviluppata e che la Formula 1 persegue questo obiettivo. Madonna, una cosa del genere, ne fai un evento mondiale, non la butti lì da un giovedì, un mercoledì, non so quando è uscita, io me lo sono trovato sul computer che ricevo i comunicati della FIA, beh, apro, ma ecco, è questo per me, non metto in discussione, anzi, quello che mi mortifica in questa condizione è che si sia persa una grande opportunità di dare un botto forte. Allora, di fronte a un'esaltazione, c'è questa cosa che è sfuggita ai più, che in questo summit sulla transizione economica inglese, la Jaguar ha fornito, non so se, più di 200 SUV elettrici per i grandi del mondo che erano lì. Sapete come li hanno alimentati? Con dei generatori tradizionali. Allora, l'elettricità per una vettura elettrica la produci nei modi tradizionali. Allora ci prendiamo in giro. Quelli andavano in giro con le macchine elettriche. Ma cosa avevano fatto i generatori tradizionali per caricarle? Ecco. È il discorso della Formula E, che fa correre le macchine elettriche e poi ci sono i generatori diesel per produrla. Esatto. Allora, di fronte a questa, abbiamo come i cavalli, cioè uno mette i paraocchi, il cavallo si concentra lì, noi ci stiamo mettendo dei paraocchi invece di guardare le cose con le opportunità che hanno, e la Formula 1 è una grande opportunità, quindi il mio pensiero è giusto dirlo, ma lo si sarebbe dovuto fare con i tempi giusti, nei modi giusti e con un messaggio giusto. Tre cose che a mio avviso non ci sono state. È così. Ma forse perché la Formula 1 vive della sua eccessiva rapidità di pensiero, dove tutto si brucia all'istante e non è ragionato in un tempo sufficientemente lungo. Perché a me colpisce il fatto che Ross Brawn, non più di una settimana fa, prima del Gran Premio del Messico, abbia fatto un incontro con i giornalisti dando l'orientamento di quello che dovrebbe essere a livello sportivo la Formula 1 del prossimo anno. E quindi aveva parlato, sganciamo il giovedì, giusto, tanto più che secondo me la comunicazione del giovedì, dove bisogna chiedere a Lewis Hamilton perché è venuto in autodromo vestito in quel modo lì, mi interessa in maniera relativa, no? Volevano spostarla al venerdì mattina, ma è evidente che se si parla il venerdì mattina e poi al pomeriggio a mezzogiorno e mezza ci sono le prove libere, tutto quello che viene detto prima viene azzerato, cioè non c'è il tempo fisico di ascoltare le interviste, trascriverle e pubblicarle. Quindi, e anche leggerle. O è un tema, tanto per cambiare, esclusivamente televisivo, per cui è immediato l'effetto ed è immediato anche la fine del discorso, si voleva addirittura far vedere in una sorta di esposizione nel paddock delle macchine tutte le novità dichiarate dagli stessi tecnici. Te li vedi, i tecnici della Mercedes, che dicono qui ci presentiamo con l'ala che è 86 mm, esatto. Poi la discuteremo con Joe Bauer per vedere se è regolare o no. È ovvio che è la follia rispetto a quelle che poi sono anche i concetti di segreti industriali che vengono introdotti sulle macchine, e sappiamo esatto. Quanto Ferrari si sia messa di traverso sui concetti del motore quando venne contestata. Per cui il mondo in realtà è terribilmente molto più complesso. Quell'idea bislacca lì è andata a farsi friggere praticamente subito, e insieme ad essa è andata via anche l'idea di creare il parco chiuso nel momento in cui le macchine vanno non in pista, dentro il paddock. E mi sembrerebbe quella la sublimazione del lavoro a casa fatto in simulazione. Simulatore finito. Prove libere non servirebbero a niente nello sviluppo, se non esatto. Le regolazioni di molle, barre, camber e quelle cose lì. Non è Formula 1. Quindi è Formula 1. Le squadre si sono messe di traverso e quello è già
stato rispedito al mittente, giustamente, dico io. D'altra parte, questo discorso non è banale, nel senso che se nuovi costruttori hanno intenzione di arrivare e i segnali che abbiamo, poi i segnali non sono delle decisioni, che abbiamo però dal gruppo Volkswagen, Audi e Porsche, sono dei segnali forti, fa sì che la Formula 1 debba essere, intanto, e questo mi sembra molto importante quello che hai detto, cioè che vengono prese le decisioni troppo rapidamente. Il fatto che ci siano due entità, la federazione e l'organizzatore, che parlano in un'azienda, c'è un board, ti siedi attorno a un tavolo, si decide di dire una cosa e si dice quella cosa lì. Qui c'è il rischio che uno tiri la corsa all'altro, come in bicicletta, ti va a tirare, poi e vengano fuori delle cose che invece bisognerebbe meditare di più. La comunicazione del marchio, come dicevamo prima, era una cosa che un tavolo di board non avrebbe gestita così. Quindi questo è il sistema, già che crea tentazioni nel non essere pianificati nelle cose importanti. L'altra cosa è che... Ma vedi, scusami se ti interrompo, è giustissimo quello che dici, perché non c'è una decisione preventiva di un tavolo che porta le decisioni, che poi sono quelle che arrivano al Consiglio Mondiale, no? Esatto. Cioè, è quello l'ambito nel quale viene messo il punzone su una decisione sì, una decisione no. È tutta la decisione tattico-politica che c'è prima. Allora, il promotore, siccome vuole raggiungere l'inversione della griglia nella garetta, dico una cosa, come obiettivo, allora ti spara 100.000 cose, che devi dichiarare le modifiche, devi fare le verifiche a un certo orario, per cui esasperano la situazione su tante altre cose che sono tattiche, non c'entrano niente, per poi alla fine, per sfinimento, provare a ottenere l'obiettivo. Però questa è guerriglia, cioè è marketing di guerriglia, non è comunicare un qualche cosa, dici che vuoi costruire e ti stai distruggendo da solo, perché anche la gestione della garetta, due gare, tre gare fatte in un modo, poi capisci che la pole position deve essere quella ed è sacra, lo hanno detto tutti in tutte le lingue, per cui ieri Lewis Hamilton ha ottenuto in pista una pole position, non gli viene riconosciuta per la garetta, probabilmente non gli verrà nemmeno riconosciuta per un'irregolarità tecnica, però negli annali poi mancano, cioè questo qui che è arrivato a 101 gli manca Silverstone e gli mancherebbe anche la gara qui del Brasile, e non è giusto, cioè questa confusione crea confusione nella gente che poi non ha messaggi chiari. Non solo, ma i piloti sono costretti a prendere una posizione in mezzo tra quello che pensano e quello che dicono, per cui ciascuno, perché uno a uno, tutti quando ne parlano dicono ma no, è interessante, però dovrebbe essere modificata, per cui alla fine… No, Verstappen è stato… Devo dire, Verstappen in questo ha una visione non chiara, chiarissima. Su Drive to Survive di Netflix ha detto… ricamano, cuciono e non è la verità della Formula 1, io mi chiamo fuori e non ci sono. Qui ha detto la garetta fa schifo, punto. Cioè non è che scappa via, uno dei due piloti in lotta per il mondiale, quindi io questo merito glielo riconosco, nel bene come nel male. Infatti ieri era sorprendente vederlo così remissivo e quasi sconfitto con i 4 decimi presi. No. Secondo me, caro Antonio, qui c'è una strategia finissima della Red Bull che dimostra in questo momento la superiorità del sistema Milton Keynes rispetto al monosistema fortissimo che era il monolite, che era la Mercedes. E dico era, perché qui c'è la Mercedes disperata che cerca il quinto motore per avere la vavuma, da avere la pole position, mettere in difficoltà l'avversario, per cercare di ribaltare una situazione tecnica che è a favore della macchina di Adrian Newey.
ma qui io vedo la sottigliezza, non ti vengo dietro in qualifica, me ne frego molto chiaramente, prendo 4 decimi, ma tanto sono secondo, nella garetta se non c'è un contatto perdo un punto, esatto. Ma tu paghi poi 5 posizioni, vai sesto e io sono in pole position. I punti della domenica valgono molto di più del punticino show del sabato pomeriggio. Quindi perché andare alla battaglia? Perché disintegrare un motore per andargli dietro? Il mio sta durando e non ti vengo certo a seguire. E c'è una lucidità in tutto questo che permette a Verstappen di non avere pressione. Perché hai visto la reazione? È stato no, per te. Sono contento. Infatti mi ha sorpreso. Come era stata bella la sua intervista. Se vinco il mondiale metto il numero uno, bravo, 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 perché è un simbolo. E se non lo vinco, pazienza. Insomma, devo dire, ha un approccio che sembra uno senza emozioni, ma deve essere uno senza emozioni, perché la prova della curva del via del Messico è stata un esempio che, attenzione, mi ha ricordato un altro pilota che non aveva paura di prendere rischi per fare verifiche, che era Kimi Raikkonen, che fece la stessa cosa a Spa quando vinse nel 2007, che uscendo dai box, anzi fece anche lui il giro, provò Redion in pieno per capire, perché non so, era umido, una cosa, se si poteva fare in pieno, e uno dice prova a vedere se si può, e se non si può, lui aveva provato, così come nel tablet, prova a vedere se si può, e si poteva, e l'ha fatto. Ecco, quindi ha questa sua capacità di vedere le cose, che devo dire, se la guerra psicologica deve funzionare, da una parte c'è un Hamilton che riesce sempre a dare il messaggio che lui comunque è Hamilton, ma Verstappen riesce comunque a rimanere impermeabile. Però attenzione, Antonio, noi avevamo un Hamilton efficace che faceva male su Verstappen nelle dichiarazioni che fino a un certo punto della stagione poteva permettersi di fare, perché era in battaglia. Ora Lewis è all'arma spuntata, non ha la pallottola dentro la pistola e sta facendo una comunicazione di rimbalzo, che sono più forti loro, vediamo ormai, però è cambiato, cioè l'attacco che era diretto in questo momento non c'è più, e secondo me prima del cambio del motore Lewis si deve essere anche molto arrabbiato con la squadra. Perché questa strategia al limite è molto più scenica verso l'aspetto esterno della Formula 1 di quanto poi sia l'effetto interno, che praticamente gli hanno detto le chiavi del mondiale ce l'hai te, se sai giocarti la partita lo vinci, se no noi non siamo più in grado di sostenere. E d'altra parte è Toto Wolff che dichiara che c'è questo calo esagerato, mi sembra esagerato, delle prestazioni del motore da quando è fresco a dopo un uso direi relativamente breve, perché questi motori vanno dopo 3 Gran Premi, cominciano ad aver perso potenza, la dice lunga sul momento di difficoltà. D'altra parte stiamo vedendo un bel campionato, vedremo nelle prossime ore come sarà e come andrà avanti. E pensiamo che comunque ci aspetta un anno futuro in cui la zona grigia sarà dominante sul resto. Voglio farti una domanda. Sulla base di quanto è successo a Bottas al via del Gran Premio del Messico, che secondo me lo hanno letteralmente instupidito prima del Gran Premio, dell'andare a vedere, facciamo, controlliamo, occhio a destra, a sinistra, che alla fine questo qui è partito e non si è reso conto di avere accanto il compagno di squadra al quale lui avrebbe dovuto dare la scia, perché poi gli ingegneri lo hanno detto, e quindi in tutto sto caos. Questa sera, nella garetta, dove Lewis e Max cercheranno in tutti i modi di non avere contatti, proprio perché i punti in gioco in questa situazione sono poca roba, l'effetto sulla domenica sarebbe molto più grande,
perché non è che se hai un contatto e parti ultimo, domenica non parti e torni in ballo per i punti. Quindi è interessante. Ma la posizione di Bottas, che è terzo, e quindi con Verstappen in mezzo, che è prosciutto in mezzo al panino Mercedes, può portare una tentazione di rivalsa, secondo te? Adesso vi faccio vedere che vi do il contributo. No, io non voglio pensarlo, nel senso che se tu... Ma non che maliziosamente voglia tirare una ruotata, eh? Ecco, no, perché... No, no. Ecco. Non è nel suo carattere, cioè non si può chiedergli quello che lui... nello stile finlandese non ce l'ha come pensiero, che no, quella sarebbe la morte della garetta, di andargli davanti a tutti i costi, che è diverso. Quello sarebbe la morte della garetta, la ruotata, però andargli davanti partendo dalla seconda fila mi sembra molto improbabile. Interlagos, cioè pronti via, hai subito la S, non hai il tempo, cioè non è una situazione tipo Messico dove può succedere qualcosa nel lungo rettilineo. Lì pronti via, vai lì. Dopo passare a Interlagos non è facile. Cioè, puoi passare dalla salita per alla fine. E lì puoi riuscire a farlo. Certo, Interlagos per Hamilton ha dei ricordi alterni. Va bene. Senti, no, tenendo a, non lo so, non ti so rispondere, cioè, ritorna sul piatto il discorso di questa garetta, cosa serve, ecco, perché siamo sempre a livello del, ma potrebbe succedere qui là, che è una cosa, devo dire, allora, la ruotata volutamente non la dai, ma se hai l'intenzione di rivendicare comunque la tua capacità in un momento di conclusione di contratto e prendi un rischio, lo abbiamo visto, i rischi non sono ciò che fai tu, ma ciò che ingeneri in quelli che sono attorno a te in un momento di pronti via dove hai tutti dietro, perché poi non dimentichiamoci che non sono loro tre, che è ancora semplice, ma hanno tutti quegli altri dietro. Quindi insomma, io il mio pensiero sulla garetta è storico, ormai è storicizzato, quindi non dico altro. Mi preferisco pensare a cose più strategiche per il futuro, e facevo delle riflessioni sul discorso che avevo iniziato prima dell'arrivo di un grande costruttore, possibile, probabile, non lo so, con propri motori e forse anche con proprie macchine, anche se per fare le proprie macchine o ti costruisci un team con tutti i vincoli che sono stati artatamente creati, oppure ne acquisisci uno, rispetto a quella che è comunque la competenza tecnologica dei competitors in Formula 1. Allora, la competenza tecnologica di Mercedes l'abbiamo vista, straordinaria, con tutto quello che ha fatto in questi anni. La competenza tecnologica di Honda non ci ha sorpresi, anche se abbiamo visto quanti anni ha impiegato Honda per arrivare dove è arrivata. Però hanno un patrimonio di esperienza, di competenza tecnologica e di risorse tali da poter arrivare a dove sono arrivati oggi. Se arriva il gruppo Volkswagen con i suoi motori, di competenza tecnologica ne hanno sicuramente tantissima. Renault, che è un po' in ombra, ma che comunque ha una grande tradizione nei motori ed è un grande gruppo, cercherà di reagire a questo scenario difficile. La Ferrari, che oggi è rimasta sola, perché Stellantis, Ferrari è una azienda quotata in borsa, la cui maggioranza è nelle mani di Piero Ferrari e della famiglia della famiglia Elkan, diciamo in termini estesi, come controllo, però non può chiedere le risorse e il supporto a Stellantis per questo, forse sì, ma in che termini? Cioè, la mia paura è che Ferrari possa diventare il vaso di coccio tra i vasi di rame, perché una straordinaria storia di un'azienda che ha fatto la Formula 1 e che alimenta la passione della Formula 1 ha sempre avuto comunque da parte, io ricordo molto bene
l'importanza del contributo tecnico sui materiali, sui fornitori, perché anche i fornitori diventano strategici. Un fornitore che gli chiede di farti 100 pezzettini così per un motore in Formula 1, se ha una commessa di milioni di altre cose, te li fa. Se sei lì e dici sono la Ferrari, mi faccia questi 100 pezzettini, no, guarda, noi abbiamo altre cose a fare. Ecco, questo è un tema, a mio avviso, non banale. Sacrosanto, perché il rischio di isolamento rischia di andare molto al di là di quello che la Ferrari rappresenta col suo mito, perché è vero che probabilmente il fornitore non guadagna dai 10 pezzetti che deve dare alla Ferrari, ma ha il piacere di partecipare a un progetto che può essere vincente con il mito, però poi deve approdare che qualcosa comincia a vincere, perché se no si strappa questo sistema. È vero che la borsa viaggia per i fatti suoi, ci sono risultati in questo momento straordinari che sono per certi versi anche inspiegabili, però il rischio che tu stai sottolineando è un tema che forse dovremmo riprendere e approfondire, perché è una cosa che guarda lontano. E l'altra cosa che non ti nascondo mi preoccupa è se è vero che Porsche entra in Formula 1 e quindi tutti stanno facendo i peana, se però scompare il marchio McLaren, cosa rappresenta nella storia della Formula 1? Perché McLaren rappresenta molto più di Porsche nei 70 anni Formula di storia 1, sì, della Formula 1. Sto parlando di Formula 1. Sì, sì. Quindi anche le derive a chiudere il mondo, che poi porta a monetizzare il lavoro di un mondo chiuso, per cui se vuoi entrare devi comunque coprire almeno i 200 milioni di cap che si erano inventati per chiunque volesse mettere il naso nel circus, che secondo me quello è un errore. Sì, fa crescere il valore di tutto, è enorme. Ma poi si rischia che si perde, non so, la McLaren da una parte, e se cioè l'Audi che entrerebbe al posto della McLaren, piuttosto che la Porsche che parla con la Red Bull. Ma allora frantumiamo delle storie con marchi che poi ci sono e dopodomani non ci sono più. Ma la Tyrrell non c'è più, la Lotus non c'è più, nei vari cambiamenti ce li siamo persi e rappresentavano un patrimonio della Formula 1. Anche questo è un aspetto, insieme a quello che tu hai messo in evidenza, che è molto molto più rischioso, che vanno in qualche modo tenuti in debita considerazione. Avrebbe più senso aprire la porta alla Porsche e all'Audi, che vengono, provano, vincono se ci riescono, rimangono, non vincono se non ci riescono e se ne vanno. Ma andandosene si sono poi portati via anche il marchio McLaren, e non so quanto sia poi strategico. No, anche perché abbiamo degli esempi, abbiamo avuto l'esempio di BMW, l'esempio di Toyota, l'esempio della stessa Honda, che a un certo punto, perché lì è facile, il consiglio di amministrazione dice la Formula 1 basta, bam, e non se ne parla più, per cui tutte le ricadute... Ma se va il marchio è un conto, va e viene, ma insieme qui in scia si porta via anche un pezzo di storia, certo, eventualmente, se ci fosse la cessione, chiaramente. Sì. La domanda è, io potrei capire la sparizione di una Williams, perché acquisisci il team Williams, cancelli il nome e fa la fine di Tyrrell, fa la fine di Lotus, eccetera, eccetera. Una McLaren, che comunque ha anche una produzione industriale, quindi delle automobili da strada, cioè è un brand, è un po' come Aston Martin, cioè c'è da immaginare, da credere. Io continuo a pensare, ma non vedo reazioni per ora, ma è stato un anno difficile, a pensare che il discorso Mercedes-Aston Martin possa avere una visione strategica per una nicchia Mercedes dell'alto di gamma, ci potrebbe stare. Però il gruppo Volkswagen ha già questa nicchia, cioè non è che può fare con McLaren l'ennesimo brand, abbiamo visto le difficoltà che sta avendo Bugatti, l'ennesimo brand di nicchia. Quindi loro hanno anche Bentley, hanno Lamborghini, e quindi
quindi andare a prendersi anche McLaren, non esageriamo, nel supermercato dei brand di lusso. Quindi è tutto un tema che anche questo dipende da questa carenza di managerialità nell'insieme della Formula 1, perché aver permesso la regola dei 200 milioni è un errore che non doveva essere fatto. È una logica, ero ancora convinto che non fosse vero. No, è vero, ma ha un valore solo finanziario, nel senso che la squadra la più scaranza vale comunque a partire almeno 200 milioni, più se entrando devi metterci quelli, il più il valore delle attrezzature. Quindi esatto. Parliamo di 350 milioni almeno per entrare. Esatto. Alzi la soglia, però poi dopo diventa un gioco, sarebbe meglio arrivare alla autosussistenza della squadra, per cui il valore è dato poi da quello, dal fatto che sono lì, entrata che blocca tutto, sì, e sì. Allargare il numero delle squadre sarebbe propedeutico anche all'ingresso dei giovani, perché abbiamo visto che adesso è un mercato bloccatissimo. Antonio viene espulso dalla Formula 1 per le note vicende che non dobbiamo ancora ripetere, e secondo me è un pilota che meriterebbe di restare in Formula 1, e non esistono rotazioni, per cui un bravo pilota è costretto a uscire da un mondo che meriterebbe invece di frequentare ancora. D'altra parte, noi abbiamo vissuto degli anni in cui c'erano perfino le prequalifiche, certo. Quindi perché no? E infatti le prequalifiche hanno eliminato le squadre che non erano all'altezza di esserci, perché se no ci mettiamo noi due, facciamo, andiamo lì, diciamo adesso andiamo a Formula 1, dopo quattro prequalifiche. E ne abbiamo viste di cose che neanche andavano in moto né in prequalifica. E quindi, allora, però a quel punto è uscito, allora lascia la porta aperta. Questo fatto di dire questa sedia vale X e io sono seduto qui e se vuoi la mia sedia devi pagare, è proprio brutto. Siamo arrivati in fondo. Caro Antonio, grazie di aver partecipato anche a questa chiacchierata. L'appuntamento ovviamente è a sabato prossimo. Ma non siamo arrivati in fondo, non sappiamo ancora quale sarà la sentenza. Ah no, lì non si arriverà mai in fondo. C'è sempre un fondo che è ancora più fondo. Ciao, alla a tutti. Prossima. Ciao. Ciao. Puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1,99 euro al mese. Motorsport Prime. E sei in pole position.